C'era una volta, in una piccola città della Spagna chiamata Ávila, una bambina di nome Teresa. Teresa aveva un cuore grande e pieno d'amore. Fin da piccola sentiva un fuoco dentro di sé, un desiderio di fare grandi cose per il cielo, per Gesù, che amava tanto. Passava ore e ore a leggere le storie dei martiri, uomini e donne che avevano dato la vita per la loro fede, e ogni parola la riempiva di gioia. Una volta, leggendo una di queste storie insieme a suo fratello, entrambi sentirono nascere un'idea folle ma meravigliosa. Volevano andare a morire per Gesù, proprio come i martiri di cui avevano letto. Così, una mattina, senza dire niente a nessuno, presero la strada verso un lontano paese, sperando di trovare il loro destino. Erano convinti che così avrebbero trovato il paradiso in un battito di cuore. Ma il loro viaggio finì presto, perché uno zio li trovò e li riportò a casa. Teresa e suo fratello tornarono alla loro vita di sempre, ma nel cuore di Teresa rimase quel desiderio di fare qualcosa di grande, di speciale. Il tempo passava e, a soli 12 anni, Teresa dovette affrontare un dolore grandissimo. La sua mamma morì. Era un dolore che sembrava non avere fine e Teresa si sentiva persa, come se niente potesse darle conforto. Ma un giorno, mentre pregava, alzò lo sguardo verso il cielo e si ricordò che c'era un'altra madre che non l'avrebbe mai abbandonata, la Madonna. Con tutto il cuore, Teresa si affidò a lei, sentendo una nuova pace dentro di sé. Con il tempo, Teresa sentì crescere un altro desiderio. Voleva dedicare la sua vita a Dio in un modo ancora più profondo. A 20 anni, ascoltando quella chiamata che veniva dal cuore, entrò in un monastero, un luogo di pace e preghiera. Lì, tra le mura del convento, Teresa trovò una nuova famiglia, fatta di donne che condividevano il suo amore per Dio. Ogni giorno si impegnava con tutto il cuore a diventare una persona migliore, pregando e dedicando ogni gesto al Signore. Ma la vita non era sempre facile. Un giorno, una grave malattia la costrinse a lasciare il convento e tornare dalla sua famiglia. Teresa guarì, ma quel fuoco di amore che la animava sembrava essersi spento un po'. Per un po' si sentì smarrita, come se avesse perso la strada. Ma Dio non l'aveva dimenticata. Un giorno, una visione la riportò alla luce. Era un richiamo così forte che Teresa capì che non poteva più vivere come prima. Decise di impegnarsi con tutte le sue forze a diventare la donna che Dio voleva che fosse. Con il tempo, Teresa sentì che c'era qualcosa di ancora più grande da fare. Iniziò a pensare a come poteva cambiare il mondo intorno a sé. E così, con coraggio e fede, decise di riformare i monasteri, rendendoli luoghi dove la preghiera e l'amore per Dio erano al centro di tutto. Fu un'impresa difficile, piena di ostacoli, ma Teresa non si arrese mai. Con l'aiuto di un amico santo e saggio, riuscì a portare a termine il suo sogno. Nonostante le difficoltà, i dolori e le sofferenze fisiche, Teresa affrontò tutto con una serenità che sembrava venire direttamente dal cielo. La sua vita era fatta di preghiera e sacrificio. Ogni giorno pregava a Dio con una forza così grande che sembrava che il cielo si aprisse per ascoltarla. La sua preghiera più cara era: «Signore, fammi soffrire o fammi morire». Non lo diceva con tristezza, ma con amore, perché sapeva che ogni sofferenza la avvicinava di più a Gesù, che aveva sofferto sulla croce.
Nel suo cuore c'era solo un desiderio: lasciare questo mondo per unirsi per sempre al suo amato Signore nel cielo. Un giorno, quando era ormai anziana e stanca, il Signore esaudì il suo desiderio. Teresa chiuse gli occhi per l'ultima volta nel silenzio del suo monastero, circondata dalle sue sorelle. Ma il suo spirito non si spense. Il suo amore, il suo coraggio e la sua fede continuano a vivere, come un faro luminoso che guida ancora oggi chiunque cerchi Dio con tutto il cuore. Santa Teresa di Gesù nacque in una nobile e antica famiglia ad Ávila, Spagna, nel marzo del 1515. Già da bambina si distinse per il suo grande amore verso la lettura, soprattutto della Sacra Scrittura. Leggendo le gesta dei martiri a suo fratellino, entrambi furono infiammati da un ardente desiderio di morire per il nome di Gesù. In un impeto di santo coraggio, decisero di fuggire e andare tra i Mori infedeli, convinti che così sarebbero volati direttamente in paradiso. Ma il destino volle diversamente. Un loro zio li riportò a casa, interrompendo i loro piani audaci. Non scoraggiati, decisero di condurre una vita solitaria e costruirono una piccola cella nel giardino, dove si ritiravano per pregare. All'età di 12 anni, Teresa subì la perdita della madre, e il dolore che ne derivò fu così intenso da non trovare conforto sulla terra. Fu allora che si rivolse alla Madonna, che considerava come la sua madre più amorevole e potente, affidandosi completamente a lei. Con il passare del tempo, Teresa si preparò per la vita monastica e a 20 anni rispose alla chiamata divina. Si ritirò nel monastero dell'Incarnazione del Monte Carmelo ad Ávila, dove presto si distinse per le sue virtù. Tuttavia, a causa di una grave malattia, fu costretta a lasciare il monastero e tornare alla sua famiglia. Nonostante sia guarita, il suo fervore spirituale iniziale si affievolì. Fu solo attraverso una visione che Teresa ritrovò se stessa e si dedicò con tutte le sue forze alla propria santificazione. Iniziò così la grande riforma dei monasteri carmelitani, che venne accolta non solo dalle suore, ma anche da diversi conventi dei frati. Durante questo periodo ebbe l'opportunità di conoscere San Giovanni della Croce, un uomo di grande fama e santità, e lo considerò un prezioso aiuto nella sua missione. Le sofferenze fisiche, le penitenze e le discipline che Teresa affrontò furono indescrivibili, ma lei le sopportò con una serenità di spirito straordinaria. In cambio, Gesù la ricompensava con estasi sublimi, rivelando a lei verità profonde che avrebbe poi tramandato nelle sue opere meravigliose. La sua unica aspirazione in questa vita era imitare Gesù Cristo paziente e crocifisso, cercando di ottenere nuovi meriti per l'eternità attraverso il suo dolore. La sua preghiera era ammirevole: Signore, o patire o morire. Il suo cuore, infiammato dall'amore per Dio, desiderava solo lasciare questa valle di lacrime e unirsi per sempre al suo amato sposo nella gloria celeste. Il Signore ascoltò le sue fervorose preghiere e nel monastero di Alba di Tormes, all'età di 67 anni, Teresa lasciò questa vita terrena. Era il 13 ottobre del 1582.
Preghiera a Santa Teresa d'Avila. O serafica Vergine Teresa, sposa diletta del Crocifisso, voi che in terra tanto avete amato il vostro e mio Dio, ed ora in cielo lo amate con amore più puro e più grande, voi che avete sempre desiderato di vederlo amato da tutti gli uomini, impetrate, vi prego anche per me la scintilla di questo santo amore, che mi faccia dimenticare del mondo, delle creature, di me stesso, e faccia che tutte le mie opere siano sempre impiegate in eseguire, fra le delizie o fra le pene, la volontà di quel sommo bene, che merita essere infinitamente ubbidito ed amato. Deh, ottenetemi queste grazie, voi che tanto potete presso Dio pervenire partecipe di Lui con voi nell'eternità del Paradiso. Così sia. Gloria Patri. Chi è colui che, per quanto sia insensato, dovendo chiedere un favore ad una persona importante, non pensa prima in che modo chiederlo, per non importunarla e procurarle molestia? Non deve forse sapere ciò che chiede e conoscere la necessità che ne ha, specialmente se domanda una cosa importante, come sono quelle che il nostro buon Gesù ci insegna a chiedere? Ecco una cosa che mi sembra doveroso far notare. Non potevi, signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: «Dacci, o Padre, tutto quanto ci è necessario». Per chi conosce tutto così bene, non sembra che occorra altro. O sapienza eterna! Per te e per tuo Padre questo sarebbe stato sufficiente. Infatti così hai pregato nell'orto del Getsemani. Hai manifestato la tua volontà e il tuo timore, ma poi ti sei rimesso alla sua volontà. Ma poiché tu conosci, Signor mio, che noi non siamo sottomessi come te alla volontà del Padre tuo, era necessario che definissi bene le domande, perché potessimo vedere se ci conviene ciò che domandiamo e astenerci dal chiedere qualora non ci sembrasse conveniente. Perché noi siamo così fatti che, se non ci viene dato ciò che desideriamo, con il nostro libero arbitrio rifiutiamo ciò che il Signore ci dà, si trattasse anche delle cose migliori. Infatti, non vediamo di essere ricchi se non quando teniamo il denaro fra le mani. Il buon Gesù, dunque, ci insegna a dire queste parole, con le quali chiediamo che venga in noi il suo regno. Sia santificato il tuo nome, venga in noi il tuo regno. Ammirate ora la grande sapienza del nostro Maestro. Considerate, perché è bene che lo comprendiamo, che cosa chiediamo con questo regno. Il buon Gesù fece queste domande una dopo l'altra, vedendo che per la nostra miseria non avremmo potuto santificare, lodare, esaltare e glorificare il nome santo dell'Eterno Padre, se prima non avesse esteso in noi il suo regno. Perciò, perché intendiate quello che chiedete e siate perseveranti nel domandare e procuriate, per quanto è possibile, di accontentare colui che vi può esaudire, tenete presente quanto vi dico. Certamente uno dei beni più grandi, tra gli altri, che si godono in cielo, è che lassù l'anima non farà più conto alcuno dei beni della terra, ma sarà immersa nella tranquillità e nella gloria,
si rallegrerà della gioia di tutti, una pace inalterabile e una soddisfazione senza confini le verrà vedendo che tutti santificano e lodano il Signore, benedicono il suo nome e non l'offendono più. Tutti lo amano, e la stessa anima non si preoccuperà che di amarlo, e non potrà cessare di amarlo, perché lo conoscerà. Se potessimo già conoscerlo, lo ameremmo così fin d'ora, sebbene non con la perfezione e continuità del cielo, ma certamente lo ameremmo in modo ben diverso di come lo amiamo attualmente. L'orazione mentale non è altro per me che un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento, da solo a solo, con colui da cui sappiamo d'essere amati. O la porta per cui mi vennero tante grazie fu soltanto l'orazione. Se Dio vuole entrare in un'anima per prendervi le sue delizie e ricolmarla di beni, non ha altra via che questa, perché Egli la vuole sola, pura e desiderosa di riceverlo. Certo, bisogna imparare a pregare, e a pregare si impara pregando, come si impara a camminare camminando. Nel cominciare il cammino dell'orazione si deve prendere una risoluzione ferma e decisa di non fermarsi mai, né mai abbandonarla. Avvenga quel che vuole avvenire, succeda quel che vuole succedere, mormori chi vuole mormorare, si fatichi quanto bisogna faticare, ma piuttosto di morire a mezza strada, scoraggiati per i molti ostacoli che si presentano, si tenda sempre alla meta, ne vada il mondo intero. Pensate di trovarvi innanzi a Gesù Cristo, conversate con Lui e cercate di innamorarvi di Lui, tenendolo sempre presente. La continua conversazione con Cristo aumenta l'amore e la fiducia. Buon mezzo per mantenersi alla presenza di Dio è di procurarvi una sua immagine o pittura che vi faccia devozione, non già per portarla sul petto senza mai guardarla, ma per servirsene ad intrattenervi spesso con Lui, ed Egli vi suggerirà quello che gli dovete dire. Se parlando con le creature le parole non vi mancano mai, perché vi devono esse mancare parlando con il Creatore? Non temetene, io almeno non lo credo. Non siate così semplici da non domandargli nulla. Chiedetegli aiuto nel bisogno, sfogatevi con Lui. E non lo dimenticate quando siete nella gioia, parlandogli non con formule complicate, ma con spontaneità e secondo il bisogno. Cercate di comprendere quali siano le risposte di Dio alle vostre domande. Credete forse che Egli non parli perché non ne udiamo la voce? Quando è il cuore che prega, Egli risponde. A chi batte il cammino della preghiera giova molto un buon libro. Per me bastava anche la vista dei campi, dell'acqua, dei fiori, cose che mi ricordavano il Creatore, mi scuotevano, mi raccoglievano, mi servivano da libri.
Per molti anni, a meno che non fosse dopo la comunione, io non osavo cominciare a pregare senza libro. È troppo bella la compagnia del buon Gesù per dovercene separare. È altrettanto si dica di quella della sua Santissima Madre. Fate il possibile di stargli sempre accanto. Se vi abituerete a tenervelo vicino, ed egli vedrà che lo fate con amore e che cercate ogni mezzo per contentarlo, non solo non vi mancherà mai, ma, come suol dirsi, non ve lo potrete togliere d'attorno. L'avrete con voi dappertutto e vi aiuterà in ogni vostro travaglio. Credete forse che sia poca cosa aver sempre vicino un così buon amico? Poiché Gesù vi ha dato un padre così buono, procurate di essere tali da gettarvi fra le sue braccia e godere della sua compagnia. E chi non farebbe di tutto per non perdere un tal padre? Quanti motivi di consolazione li lascio alla vostra intuizione. In effetti, se la vostra mente si mantiene sempre tra il Padre e il Figlio, interverrà lo Spirito Santo ad innamorare la vostra volontà col suo ardentissimo amore. Quelli che sanno rinchiudersi nel piccolo cielo della loro anima, ove abita colui che la creò e che creò pure tutto il mondo, e si abituano a togliere lo sguardo e a fuggire da quanto distrae i loro sensi, vanno per buona strada e non mancheranno di arrivare all'acqua della fonte. Essendo vicinissimi al focolare, basta un minimo soffio dell'intelletto perché si infiammino d'amore, già disposti come sono a ciò, trovandosi soli con il Signore, lontani da ogni oggetto esteriore. Per cominciare a raccogliersi e perseverare nel raccoglimento, si deve agire non a forza di braccia, ma con dolcezza. Quando il raccoglimento è sincero, l'anima sembra che d'improvviso si innalzi sopra tutto e se ne vada, simile a colui che per sottrarsi ai colpi di un nemico si rifugia in una fortezza. Dovete sapere che questo raccoglimento non è una cosa soprannaturale, ma un fatto dipendente dalla nostra volontà e che noi possiamo realizzare con l'aiuto di Dio. Sapevo benissimo di avere un'anima, ma non ne capivo il valore, né chi l'abitava, perché le vanità della vita mi avevano bendati gli occhi per non lasciarmi vedere. Se avessi inteso, come ora, che nel piccolo albergo dell'anima mia abita un re così grande, mi sembra che non l'avrei lasciato tanto solo, e sarei stata più diligente per conservarmi senza macchia. Non si creda che nuoccia al raccoglimento il disbrigo delle occupazioni necessarie. Dobbiamo ritirarci in noi stessi, anche in mezzo al nostro lavoro, e ricordarci di tanto in tanto, sia pure di sfuggita, dell'ospite che abbiamo in noi, persuadendoci che per parlare con lui non occorre alzare la voce. Il Signore ci conceda di non perdere mai di vista la sua divina presenza. Quando un'anima non esce dall'orazione fermamente decisa a sopportare ogni cosa, tema che la sua orazione non venga da Dio.
Quando un'anima si unisce così intimamente alla stessa misericordia, alla cui luce si riconosce il suo nulla e vede quanto ne sia stata perdonata, non posso credere che non sappia anch'essa perdonare a chi l'ha offesa. Siccome le grazie ed i favori di cui si vede inondata le appariscono come pegni dell'amore di Dio per lei, è felicissima di avere almeno qualche cosa per testimoniare l'amore che anch'ella nutre per lui. La preghiera non è qualcosa di statico, è un'amicizia che implica uno sviluppo e spinge a una trasformazione, a una somiglianza sempre più forte con l'amico. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta delle parole di Teresa d'Avila. Spero che le sue profonde riflessioni abbiano toccato il vostro cuore e vi abbiano ispirato a intraprendere un cammino di crescita spirituale. Le sue parole ci ricordano l'importanza di cercare la santificazione, di lodare il nome di Dio e di desiderare che il suo regno venga in noi. Che queste parole rimangano con voi, come una guida preziosa, mentre perseguite la vostra ricerca interiore. Vi incoraggio ad approfondire ulteriormente la vita e gli insegnamenti di Teresa d'Avila, in modo da scoprire ulteriori gemme di saggezza che ha condiviso con il mondo. Che il suo esempio di fede, umiltà e amore per Dio sia una fonte di ispirazione costante nella vostra vita. Vi ringrazio ancora per aver dedicato il vostro tempo a esplorare queste parole significative. Vi invito a lasciare un commento qui sotto con le vostre riflessioni e a condividere questo video con coloro che potrebbero trarne beneficio. Continuate a cercare la verità e a coltivare la vostra connessione spirituale. Che la pace e la gioia vi accompagnino lungo il vostro percorso. A presto! Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.